benvenuti a questa edizione di TGM oggi, 26 dicembre 2016. Questi i titoli di oggi. Schianto dell'aereo russo in mare, procede il recupero dei resti. Il comune di Gerusalemme prosegue il progetto di costruzione di case. Prete vuole celebrare messa per un boss ucciso, divieto della questura. Da un comunicato ufficiale si viene a sapere che Elisabetta è raffreddata. Morto per infarto il cantante inglese George Michael a 53 anni in casa sua. Mentre la Russia tutta è a lutto per la scomparsa del coro dell'Armata Rossa, oltre anche agli altri passeggeri, nello schianto in mare del Tupolev 154, uno degli aerei militari russi, si prosegue nelle procedure di ripescaggio dei resti del velivolo, oltre alle scatole nere che potrebbero gettare luce sull'accaduto. Da parte delle autorità russe si prosegue nell'eliminare tra le probabili cause un attentato terroristico, mentre restano aperte tutte le altre possibilità, da un guasto fino ad uno sbaglio del pilota. Nel bel mezzo di una risoluzione ONU con astensione degli Stati Uniti, in cui si proclama contrarietà a insediamenti ebraici in Cisgiordania e nella parte orientale di Gerusalemme, il comune della città non ferma il piano di costruzione antecedente alla risoluzione e prosegue. Verranno costruite più di 600 abitazioni ripartite in diverse zone. Tutto però è da vedersi, dato che il progetto è in corso d'opera e non ancora approvato. Ma il comune è intenzionato a proseguire nel rispetto delle leggi e dei piani a riguardo. Da una parte c'è il parroco della chiesa madre di Grumo Appula, Don Michele delle Foglie, che vuole celebrare una messa in suffragio di Rocco Sollecito, esponente ucciso del clan Rizzuto. Dall'altra ci sono il vescovo di Bari Bitonto, che ha scritto al suo sottoposto riguardo il grave scandalo che la cosa ha provocato, dato che sono stati affissi manifesti funebri per la città, e il questore di Bari, che ha vietato al parroco la celebrazione ordinaria, relegando la cosa alle 6 di mattina in forma privata per questioni di ordine pubblico, vietando qualsiasi manifestazione come palloncini e fuochi artificiali. A causa di un raffreddore che le ha impedito di muoversi, la regina Elisabetta d'Inghilterra non ha presenziato alla messa di Natale nella chiesa di Santa Maria Maddalena. E inoltre viene rinviata, sempre per lo stesso motivo, la partenza per la tenuta nel Norfolk, dove la sovrana è solita passare le vacanze di fine anno. Si viene a sapere sempre attraverso lo stesso comunicato del raffreddore che la sovrana non avrebbe mancato il pranzo di Natale con tutta la famiglia, in cui è assente il principe William e la moglie, dato che si sarebbero recati dai genitori della moglie e avrebbero portato con loro i figli. Il mondo della musica, tanto quello britannico quanto quello internazionale, piange ancora una volta uno dei suoi esponenti. George Michael, all'età di 53 anni, è stato trovato morto stroncato da un infarto nella sua casa nell'Hertfordshire. È il suo agente a dare notizia dell'accaduto. Celeberrimo il gruppo degli Wham, di cui è stato uno dei membri fondatori, e da cui si è poi distaccato anche musicalmente per dimostrare il suo valore. Più di 100 milioni di dischi all'attivo di vendite. Famoso il suo duetto con Elton John e la sua interpretazione di Somebody to Love dei Queen nel tributo musicale a Freddie Mercury. Non è un bell'anno per il mondo della musica. Sono andati persi molti talenti che hanno regalato grandi successi alle platee mondiali. Ma naturalmente non si può che recitare due proverbi, per cui morto un papa se ne va sempre un altro, e che chiusa una porta si apre un portone. Ci sono tanti talenti musicali che aspettano solamente una occasione per dimostrare il loro valore. E anche se con il massimo rispetto per George Michael e tutti gli altri, non si può non dire largo ai giovani e anche agli anziani, ma pur sempre al nuovo che avanza e contro cui non si può fare nulla se non guardare e magari apprezzare. Con questo si conclude l'edizione di TGM di oggi. Ci vediamo al prossimo video
per la prossima edizione.